ragazze, oddio, è una vita che non registravo più un video. Oggi voglio farvi vedere un video di acquisti. Ho tante cose da farvi vedere perché... tantissime, di make-up, di vestiti, cose che mi hanno inviato, cose che ho acquistato, cose... un sacco. Infatti ho aperto un nuovo blog, che ve lo lascio giù nell'info box. Faccio vedere un pochettino di acquisti fatti ultimamente, ma proprio questi qui a giorni di quello che mi è arrivato ora. Ho fatto uno chignon, è una cosa molto rapida. Allora, sono stata da MAC e ho preso questo correttore qui, che è il Select Cover Up. Allora, io ne ho uno finito, molto bello, copre molto le occhiaie, voi lo sapete, io l'occhiaia è molto scura, e ho deciso, e consiglio che vi do anche a voi, perché ora vi faccio vedere. Io ho finito questo qui, che in pratica è sempre il Select Cover Up, però questa qui è la colorazione NC, oddio, era NC30. Molto carino, copre bene le occhiaie, però chi ha l'occhiaia un pochettino violacea, un pochettino più scura, le copriva, però ce ne voleva, diciamo, tantissimo, mi serviva qualcos'altro. Quindi ho preso sempre della stessa linea del Select Cover Up, perché si asciuga bene, non va nelle pieghe, questo qui, che è l'NC42. L'NC42, come potete vedere da questo qui, ha un tono leggermente più aranciato. Io un consiglio che vi posso dare, perché mi sono trovata benissimo, sono andata direttamente nel MAC Store e ho deciso di prendere di farmelo provare appunto dal truccatore. Infatti mi ha struccato e mi ha fatto provare appunto lui dei vari correttori, e siamo arrivati che questo è bastato un velo che si copriva tutto. Infatti ora, cioè, non si vede praticamente nulla, quindi preferisco. Io ho provato anche lo Studio Finish, lo sapete, l'ho provato per tanto tempo, molto buono anche quello, però ci voleva più tempo per fissarlo con la cipria. Invece questo qui è tipo, io lo metto, lo stendo un pochettino, lo faccio tipo fissare, poi lo passo col pennello e viene un amore. Quindi molto belli questi correttori di questa linea. Se avete la possibilità di farvelo provare dal truccatore lì da MAC, fatevelo provare. Io ho trovato la mia colorazione, che è appunto l'NC42. Poi ho fatto un altro acquisto che al momento non trovo, quindi vado veloce perché sennò i video troppo lunghi per me sono tipo troppo noiosi. Quindi questo qui è il Pro Longwear che io uso di MAC, questo qui è l'NC40. Mi risulta un pochettino troppo chiaro per me al momento, quindi sono andata e volevo un fondotinta compatto. Sono andata appunto sempre nel MAC Store e mi ha provato appunto sempre il truccatore varie tonalità, e mi sono presa lo Studio Fix Fluid, l'NC42. Se non erro sono tipo le nuove tonalità, ora non lo so bene, però sono abbastanza scurette, quindi questo qui. Io non lo so dalle luci quanto possa risultare chiara la mia carnagione, però è abbastanza scuretta. Quindi questo qui è anche molto buono, però volevo qualcosa di compatto e ho deciso di prendere l'altro. Ora quell'altro lo proverò e vi farò sapere, perché questo qui, come potete vedere, ora non lo vedete più, è comunque quasi finito, ce n'è tipo così. Sono stata poi da Accessorize e c'avevo tutto tipo al 20% di sconto, tutto il negozio c'era il 20% di sconto. Ho preso degli sticker troppo belli, troppo carini, a forma di farfalla. Io appena sono tornata a casa ho aperto e li ho attaccati, che ora vi metto la fotografia e ve la faccio vedere. Guardate quanto sono carini, molto belli, vero? Sono davvero molto carini questi stickers, e sono in 3D, in pratica le ali delle farfalle sono rialzate, quindi sembrano vere, e quelle lì costavano 3,90 meno il 20%, non lo so quanto fa. Poi ho preso un'altra cosa, ve la faccio vedere, è una cosa un pochino intima, vabbè, che fa? Allora, questa qui, cioè, è molto carina, ora voi vedete che è molto carina, sulla gruccia, no? Stava appunto messa così. Io ho guardato la taglia, che era 38, quindi 38, 40, l'ho vista d'occhio, era piccolina così, ho detto va bene, la prendo. Quando poi sono tornata a casa, questa qui è 9,90€, poi scontato appunto il 20%, non so quanto appunto mi è venuta. Quando sono andata a casa e sono andata ad aprirla, mi sono resa conto che è così larga. Io non penso che ora così mi vada, perché io ero convinta che fosse tipo... tipo così, invece così.
Vedremo. Però c'aveva tutte queste cose, sapete, molto carine. Vabbè, che fai, una mutanda, voglio dire. Tutte queste cose molto carine, come potete vedere, c'ha tutte queste cose con tutti questi brillantini. Il fiorellino, il cuoricino qui con brillantini. È molto carina. Tipo da intimissima, a volte li vedo con prezzi molto molto più alti, poi questa c'è addirittura il 20%, però non lo so, le taglie sono un pochettino strane. Ed ho preso queste due cosettine qui da accessore, da H&M, un pochettino mi sta deludendo ultimamente, non lo so, perché magari sta mettendo cose che non sono nel mio stile, oppure le cose che mi piacciono riesco a trovarle molto più facilmente in giro a prezzi molto molto più bassi, quindi ultimamente ci sto andando pochissimo. Ho preso questa la magliettina di queste qui a mezza manica semplice, nulla, questa qui l'ho pagata pochissimo, tipo 4,95 euro di cotone. Questa la metto sotto il blazer, sotto qualche giacca, perché qui magari di mattina con la giacchina e appunto la magliettina si sta ancora molto molto bene. Poi volevo farvi la recensione di alcune cose prese da un sito che non è italiano ma comunque straniero. E sono cose carine a prezzo davvero molto basso, però quanto ci ha messo? Tipo un mese e mezzo per arrivare? Io mi ero quasi dimenticata sinceramente di aver preso queste cose. Allora, mi contatta questo sito, mi fa scegliere un capo da prendere dal loro sito, prezzi bassissimi, no? E io decido di prendere questo bel blazer qui. Molto carino, tipo che fa così. No, come vedete è molto, molto carino, no? Decido di prenderlo. Insieme a questo blazer decido di prendere poi altre due cosucce, pagarle di tasca mia perché tipo 2 dollari, quindi pochissimo. Decido di pagarle io. Però sono carine. Allora, una è questa borsettina qui, che c'ha manico appunto in catenella, lo si può mettere, si può togliere, si può mettere la catenina, però è molto carina così, tipo con 2 dollari, un 2 dollari che sono, 1,50 euro, che vi comprate, tu non mi compro quasi niente, è davvero molto carina, poi all'interno è fatta così, insomma è davvero carina, l'ho presa in questo colore e poi l'avevo presa anche bianca, eccola qui bianca. La devo ancora aprire. L'unica cosa che non mi è piaciuta, che si nota subito, no ragazze, è questa qui, che come potete vedere si nota dall'esterno questa riga rosa. Sul sito non si vedeva per nulla, io pensavo che fosse completamente bianca. Sempre stessa cosa, sempre la catenina all'interno, sempre fatta così al suo interno, insomma. Questo sito ha delle cose davvero molto 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 carine, ha dei prezzi davvero molto molto bassi, però c'è sempre il rischio che qualcosa non possa arrivare, oppure che arrivi con tre mesi di ritardo. Io davvero me l'ero completamente dimenticata queste cose, è passato più di un mese e mezzo. Questa qui tipo veniva a 12 dollari, quindi 10 euro, nemmeno 10 euro, comunque cose che costano davvero pochissimo, però vi ripeto, se volete fare, non lo so, se volete prendere un qualcosa, io vi consiglio da questo sito di non prendere più di 2 o 3 pezzi, perché arrivano da molto lontano, non si sa appunto se vengono persi con le poste, lo sapete, no? Quindi non vi consiglio di spendere tanti soldi, magari anche tipo prendere 2 giacche, oppure hanno delle cose davvero molto carine, però prendere sempre 2 o 3 pezzi di quello che ci piace, perché così conviene, perché se non erro le spedizioni, mi sembra, non voglio sbagliare, che o non si pagano o sono basse anche loro. Quindi se volete, se c'è qualcosa che vi piace, che magari vedete che ha un prezzo molto basso, io ve lo consiglio. Io personalmente non prenderei più di 2 cose, che siano 2 cose piccoli o piccole, che siano 2 cose grandi, perché ad esempio loro, infatti, io oltre a queste 2 borse qui che ora vedete, io avevo preso anche altri oggettini tipo per i capelli, tipo cosucce così, no, piccoline. Infatti loro mandano tipo in ogni pacco 2 o 3 pezzi, tipo mi è arrivata questa e questa in una busta, dopo un paio di giorni mi è arrivata questa, il posticcio per i capelli, in un'altra busta, quindi
doveva, quindi a questo punto doveva esserci un'altra busta con altre cose che non è mai arrivata, quindi perché appunto c'erano più cosucce all'interno. Quindi io, se vi posso dare un consiglio, non so se mi arriverà perché può essere che arrivo anche con ritardo, quindi se posso darvi un consiglio, prendetele uno o due pezzi, perché le mie amiche, poi una mia amica specialmente, ha fatto anche lei un ordine da questo sito, che adesso vi ho fatto vedere le cose, e ha preso due cosucce, mi sembra anche lei una giacca e se non erro un pantalone che non riuscivo a trovare qui, una cosa del genere, e le è arrivato, queste due cose le sono arrivate. Quindi non lo so, magari se si prendono di, non lo so se quanto riguarda la dogana, o perché appunto essendo cose di poco valore, solo due pezzi, non si fermano in dogana, perché appunto si sa che è per uso personale, però magari se uno prende tipo 10, 20, 10 giacchine, 10 magliette, perché costano tipo 2-3 dollari, magari c'è il rischio che si fermano perché non fermano in dogana, perché non pensano che per uso personale. Poi non essendo pacchi fatti con Corriere Espresso, non lo so nemmeno come funziona poi per sbloccarne la dogana. Quindi, se posso darvi un consiglio, a me piace questo sito perché c'ha cose carine, però a volte, tipo, se mi piace una giacca, prenderò una giacchina e massimo due cose e sono sicura che mi arrivano. Sono sicura che questo video sarà lunghissimo, quindi per questo cercherò di farne altri, magari dopo questo ne registrerò un altro per farvi vedere altre cose, perché vi ripeto, ho tante cose di cui parlarvi. E un'altra molto bella, che ve la faccio vedere, è questo qui. L'ho messo qui nel suo scatolo ora, ma questo lo sto usando da un sacco di tempo. È un simil Clarisonic. Dico simil perché dovrebbe tipo avere le stesse funzioni. Io Clarisonic non l'ho mai provato, costa troppo e non lo potrò comprare. E quindi ho provato questo qui. Allora, ci sono. Questo è il cosuccio. E qui ci si attaccano le spatole. Quindi questa qui, c'è questa qui gigantesca. Forse non l'ho messo bene. Ecco qua. E questa qui gigantesca e morbida. Questa qui dovrebbe essere per il corpo. Poi quelle che ho provato io sono queste due qui, che sono, una è un pochettino più morbida e l'altra un pochettino più dura, è per il viso e mi fa un viso pulitissimo. Io mi strucco prima con l'acqua micellare, poi faccio la salvietta, poi mi sciacquo il viso col sapone ed ero convinta che avesse il viso pulito. Quando poi, oltre a fare questi passaggi, ho provato anche questa spatolina qui sul viso col sapone, oppure magari con un pochettino di scrub o col vostro detergente che usate, mi sono accorta che usciva tanta di quella sporcizia che io non andavo nemmeno ad immaginare. Questa qui è arrivata dal sito mapillalia.com, mi sembra che costa tipo sulle 20 euro, non vorrei sbagliare, comunque vi lascio appunto tutto giù nell'info box. Io ve la consiglio, se magari come me al momento non posso permettermi Clarisonic, penso che questa sia un ottimo sostituto. Poi non lo so se sono cose che vendono tipo pure i cinesi, però questo posso dire che davvero funziona. Che dire, nel periodo che sono mancata un po', so che YouTube ha fatto un po' di casino, nel senso che tipo commenti collegati a Google più, non lo so come funziona, so solo che è cambiato, sono cambiato un sacco di cose. Ora ho appena aperto un altro pacco con altre cose, stanno là per i vestiti o altri pacchi per il make-up, un sacco di cose. Vi aggiorno o col blog o con tutto il resto. E poi voglio dirvi un'altra cosa, perché so che a voi interessa tanto. Tipo in America ora dopo il Thanksgiving fanno appunto il Black Friday, che sono forti sconti appunto, magari ci fossero anche qui, per quanto riguarda il Natale. Voi so che siete molto interessate all'extension, quelle lì che uso io, VP Fashion, e c'è uno sconto di 15 dollari mi sembra su questa extension, che vi posso dare. Se interessate, io ve lo lascio giù nell'info box, quando si può risparmiare qualcosa è sempre buono. E allora ragazze, sono stata contenta appunto di questo borsettine, contenta del giacchino, però vi ripeto, un sito molto carino, ma non prendete più di due pezzi perché va a finire che molto probabilmente non vi arrivi. Ho tante cose di cui parlarvi, non vi arrivi della Deborah, non vi arrivi della Zoeva, non vi arrivi di tante cose. Ci stanno i bambini, i miei cuginetti che guardano
dal vetro, con queste luci, con questa fotocamera, che sei scema. È impazzita, Fatima, c'erano 5-6 anni l'uno. Va bene, ragazzi, io vi saluto, spero che vi abbia fatto piacere il fatto che sia ritornata con molta più energia, anche perché sono stata lontana e mi è dispiaciuto appunto per cose lavorative. Il mio negozio è sempre lo stesso, trovate tutto giù l'info box, sto preparando le cose natalizie, sto preparando un sacco di cose. Io vi mando un bacione, mi fa davvero piacere risentirvi e farmi sentire. Alla prossima.